La lezione di oggi ha fatto un'ampia carrellata di quello che è il quadro energetico nazionale e l'attività regolatoria. Non siamo ancora completamente, certamente, perché noi dobbiamo ancora fare le valutazioni sui vulnerabili, finirà fra 3 anni le tutele graduali e quindi diciamo, ancora l'accompagnamento. Finora la tutela graduale è stato un successo perché chiaramente ha portato una riduzione, ma giustamente durante l'intervento anche del precedente di presentazione si è posto il problema di avere una maggiore trasparenza nella definizione dei prezzi, ma proprio come modello di informazione, anche una richiesta delle associazioni consumeristiche. Quindi è un lavoro quotidiano di confronto tra il Ministero, ARERA, gli operatori, il grande sistema che in questo momento vede in Italia 1.600.000 produttori di energia.